Benvenuti ragazzi a questa prima puntata dei video tutorial su Pages per iOS. In questa puntata daremo un'occhiata all'interfaccia e alle possibili funzioni dell'applicazione. Iniziamo dal dare una definizione di Pages. Pages, come molti di voi sapranno, è un elaboratore di testo, quindi un word processor, che è stato sviluppato per i dispositivi iOS, quindi per iPhone, per iPad e per iPod Touch. L'applicazione è la controparte della suite di produttività iWork presente su Mac, che comprende le stesse applicazioni, quindi Pages, l'elaboratore di testo, Numbers, che è per i fogli di calcolo, e Keynote, che fa le presentazioni. Queste applicazioni sono veramente complete e permettono di gestire da mobile quasi tutti gli aspetti, delle controparti desktop. Andiamo a vedere l'interfaccia. Allora, aprendo Pages avremo questa prima schermata. Avremo la possibilità di creare rapidamente un nuovo documento e di poterlo scegliere tra dei documenti di base, quindi vuoti o appunti, oppure da alcuni modelli, sempre divisi per categorie, quindi per resoconti, lettere, curricula, buste, volantini, biglietti. La schermata principale dell'applicazione è un raccoglitore, insomma, di tutti i documenti, che possono essere documenti singoli o raggruppati in cartelle. Tutti i documenti possono essere spostati, rinominati e raggruppati in vari modi. Facciamo degli esempi, creiamo un documento vuoto, scriviamo test e lo salviamo. Torniamo ai documenti, lo rinominiamo, basta cliccare sul titolo per rinominarlo, facciamo test e ne creiamo un altro, questa volta orizzontale magari, e facciamo test 2. Questo magari non lo rinominiamo come test, ma scriviamo semplicemente 2. Ora, questi due sono due file separati. Invece abbiamo anche delle cartelle dove avevo già raggruppato alcuni file. Per poterli riunire in un'unica cartella, quindi raggruppare, basterà tenere premuto uno e trascinarlo sull'altro. La cartella si creerà e potremo darle un nome, quindi chiamiamo anche la cartella test. La gestione è molto facile, è anche possibile spostare un documento da una cartella a un'altra. O comunque farlo uscire e rimetterlo tra i documenti semplici. Da questo pulsante potremo creare sempre un nuovo documento, ci sono vari modi per crearlo, copiare un documento che abbiamo importato dalla condivisione file di iTunes o utilizzare un hard disk in WebDAW. Da quest'altro pulsante potremo condividere il link di un documento via iCloud, in questo caso scegliamone uno, possiamo copiarlo, inviarlo via Facebook, Twitter, email o messaggio o AirDrop se abbiamo dei dispositivi compatibili e condivideremo il link di iCloud. In alternativa possiamo inviare il documento come copia, ma non è finita. Possiamo ovviamente dal pulsante modifica andare a selezionare un documento e duplicarlo, ma possiamo anche decidere di eliminarne uno o due. Ovviamente adesso facciamo una prova. Ecco, cancelliamo tutto quello che abbiamo creato. Creiamo un nuovo documento. Voglio farvi vedere una cosa. Se io scrivo su un documento test, chiamiamolo iCloud perché vi devo far vedere una funzione di iCloud, torniamo indietro. Il documento avrà questa freccina. Questa freccina scomparirà una volta che l'upload su iCloud sarà completato. Ovvero, ogni volta che noi creiamo un documento, qui ci viene scritto aggiorno un documento, l'applicazione lo porterà su iCloud, quindi sul nostro spazio virtuale di Apple, dove potremo conservare tutti i documenti e trovarli già pronti su altri dispositivi. Infatti, adesso questo documento è disponibile anche sui nostri dispositivi collegati. L'ultima funzione che vi voglio far vedere oggi, dalla prossima puntata andremo ad analizzare proprio la formattazione del testo, come scrivere, quali sono i vari modelli, insomma, tutte le altre funzioni. Per
Voglio farvi vedere come un documento finito può essere esportato anche tramite altre applicazioni collegate sul dispositivo. Quindi cliccando su Apri In, noi scegliamo un documento, scegliamo il formato di esportazione del documento con il quale potremmo andarlo ad aprire in un'altra applicazione, quindi ad esempio facciamo PDF, lui creerà il PDF e noi potremo scegliere l'app, in questo caso solo Dropbox che legge i PDF, e aprirlo in un'altra applicazione. Bene, per oggi è tutto, io sono Francesco Siciliani, vi ringrazio di avermi seguito e nella prossima puntata parleremo del testo e di come iniziare a fare delle opzioni di formattazione. A presto! Se ti è piaciuto questo video, clicca mi piace, condividilo con i tuoi amici e iscriviti al canale se non l'hai già fatto. Queste tre cose ci aiutano a crescere e a proporre sempre nuovi video sull'iPhone di Apple come questo. Grazie!